ragazze, ci avete un nascondiglio questa notte? Ok, tranquillo. Giuro, non sporco. Sei al sicuro. Ok, grazie. Però dovreste fare qualcosa per lui. Sì, certo. Qualcosa per ricordarlo adesso, quando prima era ignorato da tutti. Si è sputtanato la tua vita. Ha tolto il disturbo e poi si è ammazzato. Trank, dai. Che cazzo potevano fare loro? È stata una sua scelta. Stronzate. Fare così adesso non serve più un cazzo. Dedicargli il vostro prossimo concerto. Cioè, ok, non servirà molto, però magari lo poteva apprezzare. Sai, hai ragione, cazzo. Solo che non lo so, io mi chiedo ancora adesso il perché sia successo. Dai, basta, non pensiamoci adesso. Tanto è inutile star qui a piangere. Non serve a niente. Tu devi spaccarla la tua chitarra. Ci facciamo sentire anche dall'altra parte del mondo se necessario. E glielo dedichiamo tutto a lui. Va bene, ci sto. Ah, ti devo far sentire la canzone bellissima, quella del nuovo gruppo che ti parlavo, è stupendo. Che palle, non avevo proprio voglia di andare a scuola oggi. Non voglio sentir niente. Hai ragione, guarda, poi se facesse qualcosa di creativo ogni tanto. Perché bigiare è creativo, vero? Ah, guarda che devo farti sentire la canzone del gruppo che ti dicevo. D'accordo. Senti. Guarda chi c'è. Andiamo a trovarli? Ah, andiamo, sì. Aspetta che prendo tutto e andiamo di là. Ciao ragazzi! Ciao! Cazzo, figa, me ne sono mia, te. Ogni volta che uno sta qua tranquillo, c'è sempre qualcuno che rompe i coglioni, figa. Cioè, dove cazzo devo andare? A rifarmi le pere in qualche cesso di merda? Cioè... ma che succede? No, niente, i soliti rompi i coglioni, che... c'hanno niente da fare tranne che dire a noi di andare via, di andare fuori dalle balle. Cosa facciamo di male? Non lo so. Ma sì, dai, si sa che è sempre così. Alla fine fanno la stessa cosa anche loro, solo che di nascosto, magari. E anche peggio. Siamo poi che diamo fastidio, dai. Cioè, diamo fastidio. Te lo dico io che diamo fastidio. Ma voi dov'è che eravate? Non potevate venire qua con noi? Avete vergogna? Ma no. Ma no, il tempo di arrivare. Poi, vabbè, stavamo ascoltando della musica. Cato. Ma che ste ragazze qua sono a rocchettare, eh. Regà, deve imparare a suonare. Esatto, Spino, diglielo, mica come tutti gli altri, loro non sanno niente di musica.
No, oh, bella, io andavo ai concerti, cioè, raga, andavo anche ai rave, elettronica, figa anche al number. Ma, figa, bravo. E sì, ma questi qua, cioè, perché studiano, asso tutto io. Anche io non l'avevo preferito fare altro nella vita, ho fatto altre storie, così. No, non è che perché voi studiate, andate a scuola, studio qua, studio là, allora sapete tutto voi. Alma, non è che non sappiamo un cazzo di niente. Cioè, poi cosa serve studiare? Cioè, veramente, figa, vedi un pescivendolo che vende il pesce marcio e arriva subito, figa, i caramba, i NAS, che cazzo sono? Le banche rubano la destra manca e non succede mai niente. Anzi, danno pure una mano. Figa. La lana ma... Beh, non fa una piega. Eh sì. Le fa tada, 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 tada. Comunque ha ragione lui a dire che a scuola non ti insegnano niente, non ti insegnano che fare il mondo è marcio. Siamo noi qui a vedere che il mondo è marcio. E più studi, studi ti insegnano a far finta di niente. Sì, ok, però non possiamo stare qui a lamentarci, cioè, bisognerebbe almeno reagire. Lo beviamo. Bravo, bella zio. Bella. Allora, forse non ci siamo capite, stai solo perdendo tempo. Walter è uno sfigato, ci vuole tanto capirlo. Figa, ma diglielo. Quello lì non capisce niente. E poi dai, secondo me è un ricchione, l'hai sentito come parla. Ma sì, ma l'ha detto anche Paola, cioè è un deficiente. Allora, ragazze, intanto state scialle. Comunque, grazie per i vostri pareri, ma voi... non capito né merito cazzo di ragazzi. Cioè, sì, ma ripigliati. L'amore è cieco. Certo, certo, avere l'effetto di salami sugli occhi è proprio da cogliona. Oh, ieri l'ho visto e non mi ha neanche salutato quello stronzo. Cioè... io cosa devo fare per farmi notare? Ma non è mai venuto a sentirmi suonare. No, e comunque sinceramente non so neanche che interessi ha e alla fine ascolta quello che gli passano i suoi amici. Poi, boh, forse hanno ragione loro. Dicono che è un idiota. Beh, se è un idiota, devi scoprirlo tu se ti sei innamorata di un idiota, no? E il problema è che se ascolta quello che ascoltano i suoi amici non gli piacerà sicuramente il nostro gruppo, di conseguenza non gli piacerò io. Dai, oh, chi la dura la vince, su. Sì, io sono proprio una dura. Ascolta, fai una cosa, quando lo vedi vai da lui, lo inviti alle vostre prove, ok? Mm? Va bene, vedremo, dai. Dai. Ok, ciao. Ciao bella. Ciao ciao.
sfiga. Toccati, sennò ti viene la rogna. No, viva il roccarrogna, eh. Fanculo. Ciao. 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 Fai bere? Sì. Che coglioni. Eh no, noi alla loro età andavamo nelle balere a divertirci. E così ci si conosceva. Non coi telefonini, Facebook e compagnia bella. Già, te guerre su. E poi un'altra, una mancampurella sulla due cavalli in mezzo ai campi. Ala, le abbiamo inventate noi le balere. Altro che le chiave americanate qui. Non servono a niente. Senti? Bella, bella. Corvi, Nico e i gabbiani, i camaleonti, i ribelli, i quelli, i giganti, quelli sì che erano gruppi, quella sì che era musica, non quella roba qua. Come uno stronzo che nel fiume passisce, davanti a te il mio io svanisce. Tossisce quando esiste, ma ti dice sempre: ascolta quello che ti dice Caipire, Caipire. Ascolta quello che ti dice Caipire, Caipire. Ascolta quello che ti dice. Certo che oggi non l'invidio proprio. Prego, vuoi ballare con me? Grazie, preferisco di no. Non ballo il tango col casquet. Perciò, grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Te l'avevo detto che non sarebbe venuto, quello è uno sfigato. Senti, dai, lascia stare, aspetta ancora un po' e poi andiamo a suonare. Ma aspetta cosa? Non hai ancora capito che questo non viene? Chi viene? Il tuo fidanzato? Ma va, figurati. E poi non ti devi impicciare, te. Guarda che mia sorella, trattala bene. Sì, e poi se si scalda subito vuol dire che è cotta, il deficiente. Senti, ascolta, deficiente sarai tu, va bene? Tanto non vieni. Ricordandoti un aquilone nel cielo è leggero. Ha perso la testa. E dolce il ricordo. Figa raga,
La pioggia mi ha chiesto di andare alle prove del concerto e non so cosa fare. Oh signore, l'abbiamo vista anche noi prima. Ah, va, secondo me quella non si dava neanche, nel ratone. E poi, che capelli ha? Sembra recati da un puffo. No, beh, dai, in fondo non mi dispiace, dai. Un inserino se lo farei. Cazzo, ma non lo so, l'anno scorso. Quella è uscita con Marco e poi sappiamo tutti che fine ha fatto. Aspetta.
Ma Barry, chi sono queste? Le slot machine, perché? Ah, non male. Jack, se mi dai voce ci penso io. Oh, Jack. Oh, grazie. Prova. Ricominciamo! Ok, direi che l'impianto voce funziona. Grazie, Jack. La miglior benzina prima di un bel concerto. Vai! Grande! Dai! Bello. Passa. Io ho già bevuto. Ma che cazzo! Colpa vostra poi, Ragazzi, ma le scalette le ha fatte qualcuno? Tu le hai fatte? No? Facciamo a caso dopo. Come al solito nulla. Vai. Ci ricorderemo tutto con questo. Porto io sul palco. Se lo volete, ask me. Yeah. Siamo le Sbarbi, questa sera vorremmo dedicare questo concerto a un nostro amico Marco che sarà sempre con noi. 1, 2, 3, 4 Nice.
Secondo, vado a prendere una cosa e arrivo. Sì, sì, sì. Arrivo.
one drinks his beer. Temperci tanti giorni di aria, vento, mare, terra e fuoco. Come viandanti alla morte, ci serve una squadra. Scusa, non sono proprio riuscito a venire ieri, non stavo bene. Com'è andata? Bene, bene. Dai, sono curioso di sentire cosa suonate. La prossima volta al concerto vengo, promesso. Sì, va bene, dai. Ascolta, dai, domani sera da fare. Vieni con me al McGuinness, che suona il Tofas e il Capiroscas. No, guarda, mi spiace, ho un altro impegno. Dai, scusa ancora. Vai, che sennò i tuoi amici ti lasciano qua. Va bene. Ciao, ci vediamo. Ehi, aspetta. Ok, adesso anche tu hai la rogna. Spesso